Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sul fantacalcio. Come è andata il fantacalcio? Come è andata la giornata del fantacalcio della mitica Via Tasso Football Club? Allora, per un punto, per un fottutissimo punto, per un fottutissimo punto, la Via Tasso Football Club ha perso 1-0 contro il Barcellona. Dovevamo fare 66 punti per fare un gol, noi no, siamo stronzi, ci siamo fermati a 65 e così abbiamo perso e la vetta si allontana di altri 3 punti. Il Barcellona adesso è a più 7, siamo terzi, un punto sotto al Real Bandirol. La settimana prossima, cioè il prossimo turno, spareggio per il secondo posto tra Real Bandirola e Via Tasso Football Club, vediamo un po' come andrà. Detto questo, vediamo un po' com'è stato il rendimento delle due squadre. Partiamo dal mio avversario, dal Barcellona, che ha totalizzato 69 punti e mezzo. Da lui c'è da segnalare il 10 Ankoulou, che ha segnato il gol. Praticamente questo gol me l'ha letteralmente messo Ankoulou, perché così ho perso la partita, ma non è solo per questo motivo per il quale la Via Tasso Football Club ha perso questa partita. C'è da segnalare poi il 7 a Mandzukic, un punto in più per l'assist, mezzo punto in meno per l'ammonizione, per il resto tutti hanno preso il 6, 6 e mezzo, per un rendimento del Barcellona che è stato abbastanza costante. Passando poi invece alla Via Tasso Football Club, la Font si prende 5, meno 1 per il gol subito, ma ormai lo sappiamo che il portiere della Fiorentina è abbonato con i meno 1, ogni partita prende costantemente un gol. Difesa Gonsens si prende 6, Koulibaly 4,5, un punto in meno per l'espulsione. Se non fosse stato espulso, la Via Tasso Football Club non avrebbe perso questa partita, però non voglio tirargli troppo la croce addosso. Atebur 5, mezzo punto in meno per l'ammonizione. Centrocampo Allan 5, mezzo punto in meno per il cartellino giallo, anche lui, da me sono tutti stronzi e si fanno tutti ammonire. Centrocampo Lazzari 6,5, 5,5 invece a Kessi e Veretù. In attacco Dzeko si prende 6, Belotti 6,5, Quagliarella 10, Quagliarella che ha segnato è stata la mia unica soddisfazione in questa giornata, ciò però non è bastato per poter portare a casa dei punti. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il rendimento della mia ultima giornata del fantacalcio. Fatemi sapere come la pensate, ditemi se giocate al fantacalcio, come è andata la vostra giornata e qual è la vostra squadra. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a passare per i vari canali di YouTube Football Project. Trovate tutti in descrizione. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!